capito? Voi mettete hashtag Santenchan, Santenchan, come in Spreaker, e troverete tutte le mie foto con l'hashtag Santenchan, o quasi tutte. Soprattutto i miei tutorial di gastronomia casareccia. Vi ricordo che in Instagram, in Google Plus, in Facebook e in Twitter potrete trovare i miei tutorial fotografici di gastronomia casareccia. E in YouTube potrete trovare i miei video tutorial di gastronomia casareccia, se vi interessa, dico, no? Perché io cerco di essere versatile e di condividere ogni categoria di interesse. Tutte le cose che vi possono interessare, no? Faccio dei tutorial di gastronomia, faccio dei commentari ai video, cioè ai video di altri, ne ho fatti due o tre, e poi faccio anche dei commentari letterari ai libri che mi sono piaciuti leggere. E quindi tutto questo lo faccio per condividere le mie idee e i miei pensieri con tutte e tutti voi. Spero quindi che vi interessino queste cose, perché io le faccio di tutto cuore. Però vi dicevo, non mi sono ben organizzato, non mi sentivo di fare un video, allora ho approfittato che stavo qua al computer per trasmettere in Spreaker. Tanto di video ne ho fatti un bel po', soprattutto che durano dai 21 minuti, 20 minuti, 15 minuti, 17 minuti. Ah, 5 giorni fa ho fatto un video che dura 21 minuti 53. Una settimana fa ne ho fatto uno che durava 44 e 37. Anche sempre una settimana fa uno che durava 18 minuti, 17 e 59 per essere esatti. Un altro video che ho fatto sempre una settimana fa durava 43 minuti e 6. Un altro video che ha avuto 31 visualizzazioni l'ho fatto una settimana fa, 40 minuti. Poi altre due settimane fa 20 minuti, insomma, ho fatto dei video di 40 minuti anche, ma di solito hanno un promedio dagli 8 ai 23 minuti. Ecco, se vi va di guardare dei video che durino 44 minuti e 37 secondi, è stato il video di una settimana fa, l'ultimo che ho fatto così largo, nel mio canale Santenchan li troverete. E basta che cerchiate anche nella descrizione di questo canale radio il mio link di YouTube. Comunque io in Instagram, cercatemi come Santenchan, ci ho caricate 8646 pubblicazioni, ci ho 1735 seguaci e seguo a 1717 persone. Se mi volete seguire, io vi seguo, seguo tutti quelli che mi seguono. C'è un promedio di 24 like a foto, e quindi ne ho tanti di like. Adesso non so, di solito pubblico tutorial di gastronomia casareccia, pranzi, cene, merende e colazioni. Poi ovviamente pubblico anche delle foto mie, quindi se mi volete conoscere mi potrete guardare, mi troverete, chi mi cerca mi trova. E poi anche delle foto tematiche, come ho pubblicato di Falun Gong, che hanno un promedio di 13 like, 12, eccetera. E poi, quando esco e faccio una passeggiata, sempre con il mio cellulare, che non è quello che uso per stare in Instagram.
Io uso il Galaxy Young 5360 con Instagram, però quando esco a fare una passeggiata, vado fuori casa, allora mi fotografo con il cellulare che gli ho regalato a mia madre, il Nokia Asha 302, perché fa foto molto belle e poi è più pratico perché ti fai la foto schiacciando un bottone. Invece con il tattile è un po' difficile fotografarsi con la camera di dietro, perché non sai dove mai dove schiacciare. Sono rimasti 9 minuti e 24 secondi. E in pratica si può dire che sto quasi cazzeggiando. Vabbè, sono molto contento perché certo, adesso ero rimasto un po' male. Volevo fare un video, però non me la sentivo. Però allo stesso tempo, la prima volta mi ricordo che ho scoperto Spreaker, che non sapevo che esisteva. Non so come l'ho trovato, nel Google Play. Stata un'emozione, perché io da piccolo avrei voluto essere marconista, comprare un baracchino con il microfono, radiotrasmettere. Però non ho mai avuto i soldi per essere radioamatore. Poi mi sembra che dovevi fare un esame, ti davano il patentino. Invece così, con Spreaker e anche con SoundCloud, puoi fare dei tuoi programmi radio e ti ascolta tutto il mondo. È una cosa sbalorditiva. Trasformare il tuo cellulare, un Galaxy Young 5360, in una stazione radio. Poi con il wifi puoi trasmettere da tutte le parti, perché se volete sapere la verità è un po' scomodo trasmettere dal computer, perché ti senti obbligato a stare seduto davanti allo schermo. Certo, col computer puoi fare moltissime cose che con un cellulare piccolo no. Però è bello stare in giardino, stare nel salotto e poter radiotrasmettere senza stare davanti al computer, magari stai comodamente sdraiato nella tua poltrona. Perché tanto io ho visto la versione web di Spreaker, è molto bella, soprattutto usando il microfono da scrittorio, no? Ti senti di stare veramente in una stazione radio. Soltanto che io non ho da mettere musica, il tema dei diritti d'autore. E poi quello che voglio fare io non è trasmettere musica, perché altrimenti cercherei di pagare un abbonamento minimo per poi mettere pubblicità, no? Invece no, io sono disoccupato, non posso pagare un abbonamento minimo per poi fare pubblicità e fare denaro. Purtroppo questo mi è precluso, però io trovo che sia un'occasione d'oro per potersi esprimere. Quando io ero giovane non c'era tutto questo. Realmente, il fatto di poter fare programmi radio o video dal computer o dal cellulare, perché col mio cellulare non posso trasmettere in diretto, fare lo streaming. Ma almeno con Spreaker sì, con YouTube no. Beh, è un qualche cosa di incredibile, a parte che quando io ero giovane, sono nato nel 69, 1969, proprio l'idea di avere un cellulare non esisteva, anzi, non c'era neanche l'idea di internet, perché se vogliamo tutte queste applicazioni con il cellulare per radiotrasmettere tutto è dal 2006 che sono apparse. Prima anche non è che c'erano molte opportunità in internet di radiotrasmettere o di mandare video. Cioè, con il boom dei cellulari con la camera digitale sempre più sofisticata, anche se di 2 megapixel, che è nata la possibilità di fare tutto questo. Con i cellulari con il wifi, che prima, non so, del 2008-2007 non erano molto economici, e con il Bluetooth. Però
Ecco, adesso veramente sono aperte le porte della comunicazione ed è incredibile che bene si sente poter fare un programma radio addirittura con con un cellulare così economico come il Galaxy Young o Young, il Galaxy Young 5360. Certo che se YouTube mi pagasse per le visioni dei miei video, altro che Galaxy Young 5360. Io vorrei tanto un Note 5 GR, un Samsung Galaxy Note 5 GR, ma addirittura mi accontenterei di qualsiasi altro cellulare che sia molto più pesante di questo, come un BlackBerry Passport o un Apple iPhone 7. O qualsiasi altro. Quindi io ho una brillante idea ed una sfida per tutti voi. Sì, avete capito bene, una sfida. Innanzitutto, guardate dei miei video e condividetene il link, perché così mi aiutate a che YouTube con tante visioni arrivi prima o poi a pagarmi. E diffondete il link nei siti sociali. E poi, che in questo modo contribuirete ad aumentare le visioni e a farmi guadagnare qualcosa, datemi come commentario al video che guardate, per esempio, la suggerenza di quale sarebbe secondo voi il miglior cellulare che io mi possa comprare. Così non soltanto mi aiutate facendomi guadagnare possibilmente del denaro, se per video avrò 100.000 visioni, ma addirittura mi aiuterete consigliandomi il miglior cellulare per continuare a trasmettere in speaker e in YouTube, perché mi piacerebbe fare streaming dal cellulare. Non ho una webcamera e quindi non posso permettermi di fare streaming, però mi piacerebbe fare un video dal vivo con il cellulare. Quindi vi chiedo a tutte e tutti voi di guardare i miei video in YouTube e poi magari nella discussione del canale, perché il canale c'ha uno spazio per la discussione, discussione, no? Nel canale di YouTube, commentatemi quale cellulare mi suggerirete. Perché mi piacerebbe comprare il miglior cellulare, ma ho dei dubbi. Allora, se voi contribuirete a che io me ne compri uno, avete anche il diritto di suggerirmi quale mi debba comprare. Mi sembra democratico. Adesso mi rimane 1 minuto e 34 secondi. In pratica già chiudo qua, perché sono le 18:37. Perché sono stanco. Ho finito che ho parlato 28 minuti e 46 secondi. Avrei potuto fare un video di 30 minuti, ma non me la sentivo di fare il video. Così mi sono ricordato, ma perché non faccio una trasmissione per Spreaker, che ho tanti amici che sono rimasti iscritti al mio canale, non voglio tradirli, non voglio tradire le loro aspettative, non voglio scordarmi di loro che mi continuano a seguire e molti di loro neanche sono italiani. Magari approfittano l'occasione per farsi l'orecchio col nostro idioma e quindi non mi scordo di loro. 32 secondi. Beh, vi lascio, vi ringrazio a tutte e tutti di seguirmi, non voglio che si inizi un altro programma, taglio qui il vostro Santen Chan, non lasciate di seguirmi e seguitemi in YouTube. Grazie di tutto amici, grazie di seguirmi, ciao, in bocca al lupo, alla prossima, non entrate nelle statistiche, curatevi, ciao.